Signori e signori, buonasera. Ed ora, dopo le previsioni del tempo, andrà in onda la vostra soap opera preferita, la quindicesima puntata di Intrighi e Passioni 5. Vi auguro una buona visione a tutti e buonanotte. Come me la paga questo? Ma Kerry, cosa sta facendo? Cosa stai facendo? Mandy, niente, stavo cercando le sigarette. Le sigarette? Ma se non fumi, fammi vedere qui. Fammi vedere! Smith. Ma Kerola, Kerola si chiama Smith. Ma Mandy, cosa pensi? L'ho trovata, l'ho trovata. L'hai trovata, sei la solita ladra. L'ho trovata per strada, ma cosa pensi? Ma dai, smettila. Basta. Sempre dai numeri. Mandy, stai tranquilla. Andiamoci a bere un Manhattan. Che devo parlare con te dell'altro giorno che mi hai trattato molto male. Cara amica. Mahata? Mahata? No, bella, io voglio un tequila. Un tequila! E carina, mi devi raccontare tutto. Di Luis, cosa avete fatto? Come fa l'amore? Tutto! Altrimenti dico a Kerolan. Capito? Mandy, dai, siamo amiche. Andiamo a berci questo tequila. Va bene, andiamo a ubriacarci! Oh mio Dio, che belli! Oh, ma guarda questo! E questo? Sì, Elizabeth! Elizabeth! Elizabeth, ciao! Ciao! Come stai? Luis! Quanto tempo, Elizabeth! Ciao! Tutto bene? Sì, quanto tempo! Come stai? Bene. Cosa fai? Cosa stai guardando? Sto ammirando con tanta bellezza. Hai mai visto che abiti da sogno? Sì, ma cosa devi fare con questi abiti? Fammi capire. Niente, io non mi devo sposare. Assolutamente, però c'è stato un tempo che avrei dovuto sposarmi. Ma con chi? Con chi? Con Marca, te lo ricordi? Guarda, detto francamente, posso dirti, se la cosa non è andata a buon fine, direi che è meglio così. Tocchi un tasto dolente, lasciamo perdere. Chiudiamo questo discorso che è meglio. Va bene, chiudiamolo, dai. Però adesso parliamo di noi. Parliamo di te, come stai? Sto bene, grazie. Cosa fai nella vita adesso? Niente, è insolito. Campo. Ci vogliamo ricominciare a frequentare, se vuoi. Nel senso? Nel senso? Nel senso che mi piacerebbe parlare un po' con te. Possiamo andare a prendere un aperitivo, se vuoi. Va bene. Se adesso... ti va... Adesso però ho delle cose da fare, magari ci vediamo prossimamente, ok? Va bene, allora facciamo così, che quando prossimamente ci potremo vedere mi fai sapere. D'accordo, okay? Va bene. Un bacio, Luis. Che meraviglia. Ma che giornata oggi, che giornata! Oggi pure i carabinieri, ho dovuto fare la denuncia, quella stronza, tutti i miei documenti, i miei gioielli dentro. Ah, finalmente sì. È passata una bella giornata con te, finalmente ce la siamo esatto, tolta. Meno male. Meno male che quella lì non è venuta, sai che casino, mamma mia. Ma in che paese sono arrivata? Ma che paese è questo? Mamma mia, no, guarda, non ci credo, ma sai che è quella lì?
ma lo sai quella di chi è? Lo Smith ti ricorda qualcosa, Smith? La mia ex suocera, certo. Ecco, quella è la sorella. Ah, vieni, sono scioccata. Vieni che te la presento. Vieni che te la presento. Ma buonasera, signora Smith. Anzi, signora Chanel Smith. Si ricorda di me? Ah, pure il pazzo c'è stasera. Ancora lei? Cosa vuole? Ne ho fin troppo oggi. Se ne vada! Faccio, se la saluto un attimo. Posso? Fai pure. Signora Smith, salve. Senta, io conosco benissimo sua sorella Caroline. È stata la mia ex suocera. Però devo dire che lei è più classe. Grazie del complimento. Però mi spiace. È stata sfortunata a incontrare mia sorella. Piacere, Chanel. Piacere mio, signora Chanel. Mi permetto, non sa cosa mi è successo oggi. Lo vuole sapere? Certo, come no, mi racconti tutto, signora Chanel. Ma sono curioso pure io. Sono tutto lei. Anche lei. Nel 2020 accadono queste cose. Non è possibile. Mi hanno derubata. Ma chi è stato? Dove? Quando? Chi è stato? Una pezzente, una stronza. Ero per strada che guardavo per le cose di gioielli. Ma cosa è arrivata lei? Cosa avevo nella borsa? Innanzitutto tutti i miei documenti, i miei soldi, qualche gioiello. Anche i pennarelli? Cosa c'entrano i pennarelli? Non lo so, io non avevo pennarelli. E lei perché ride adesso? Signora Smith, guardi, è un po' tardi, noi adesso dobbiamo andare, però lei sia tranquilla, vedrà che i carabinieri la prenderanno e le rideranno la sua borsa, ok? Le serve qualcosa? No, grazie, grazie che mi sono sfogata con lei di meno. Ma grazie. Ma è sicura che non la vuole, che non vuole un passaggio? No, andate tranquilli, grazie. Chiamo il taxi, arriverà subito. Grazie. Ok. Ah, signora, è stato un piacere di nuovo, eh? Di nuovo. Un arrivederci. Piacere. Arrivederci. Salve. Vai. Buonasera. Ma mi devo ricredere. Al mondo di oggi c'è qualche persona umana. E non ti ho detto tutto. Sono tutto orecchie, Brian. Eh sì, perché tuo Brian ha sempre il potere delle psiche nelle sue mani. Ah, ho capito perfettamente. Ma cosa sta? Quindi sono... Ma cosa sta dicendo? Libero. Finalmente libero! Grazie, grazie. Libero da cosa? Ma no, amore. Mi hanno chiamato dalle armi, mi hanno detto che finalmente sono congedato da quella missione che ti dicevo. Quindi finalmente per quello che sono libero. Sai che cos'è? È più forte di me. Ho un tarlo qui, un tarlo, che è più forte di me. C'è qualcosa che non mi racconti. Ma stai attenta, amore, stai attenta, l'ottava meraviglia del mondo. Amore, ma per favore, ma stai tranquilla. Ma perché non ti devi fidare di me? Sono sempre stato al tuo fianco, amore. Stai tranquilla. Me lo devi dimostrare. Io di te non mi fido. Amore, te lo dimostrerò, tranquilla. Non mi fido di te. Tranquilla, amore mio, tranquilla. Tranquilla. Marcia di Giuda. Vabbè, io intanto mi incammino verso la camera. Arrivo subito, amore. Vabbè. Ci sono le lenzuola di seta. Mi raccomando, non farmi aspettare, eh? No, amore. Questo qua intanto lo prendo. Forse l'ha bevuta.
Ma perché poi? Perché? Ma io la amo. Perché?